Il ritratto di Catilina, Sallustio e l'arte del ritratto. Bene, adesso per iniziare il discorso vi vorrei dire questa cosa. Vi ricordate Catone il Censore, quindi Catone il Vecchio, Catomaior, che aveva scritto anche degli annales, no? Ebbene, sapete quando ha scritto queste opere di storia cosa aveva fatto? Non aveva messo i nomi dei generali, non aveva messo i nomi dei protagonisti della storia, perché secondo l'annalistica tradizionale, diciamo che i nomi dovevano passare in secondo ordine, perché le cose più importanti da dire erano le azioni, i fatti e le conquiste di Roma, perché quello che facevano, ad esempio i consoli, doveva essere fatto per il bene dello Stato, della Repubblica, e quindi la loro persona doveva passare in secondo ordine. Ebbene, nel primo secolo avanti Cristo, al contrario, acquista sempre più importanza il personaggio politico singolo, il comandante, il generale, è il cosiddetto personalismo. E questo lo si vede a partire da Mario, Silla, Cesare, Pompeo, eccetera. Lo si vede anche nella storiografia di Sallustio. È la progressiva conquista dell'individualismo, del soggettivismo. Questo è il motivo per cui i ritratti nelle monografie sallustiane occupano un posto importantissimo. Questa tendenza si sposa col culto della personalità di origine aristocratica, tanto che anche certi annalisti mettono nelle loro opere storiche comunque certe volte dei ritratti, tanto più lo fa appunto Sallustio. E insomma, del resto questo è proprio il libro sulla congiura di Catilina, e quindi su Catilina si appunta l'attenzione. Ma non è l'unico ritratto, vedremo poi con le prossime spiegazioni, l'unico ritratto che ci sarà. C'è uno studioso della letteratura latina che si chiama Riposati, se non sbaglio, Benedetto Riposati, che ha scritto un saggio sull'arte del ritratto in Catilina, quindi ha riflettuto sull'acuta ricerca del rapporto tra interiorità ed esteriorità dell'individuo, tra l'essere e l'apparire, tra l'aspetto fisico e spirituale. Cioè, si descrive una persona, no? Ma da questa descrizione, no? Si capisce anche non solo magari il suo aspetto fisico, ma si capisce anche il suo carattere, si giustificano meglio, si spiegano meglio certe cose che lui fa, come vediamo ad esempio nei ritratti dei promessi sposi, no? Il ritratto di Fra Cristoforo, la descrizione di Fra Cristoforo, la descrizione della monaca di Monza, no? Da certi aspetti particolari, fisici oppure diciamo dell'adolescenza, anche della giovinezza di certi personaggi, si capisce poi perché nella maturità hanno compiuto certe cose. Un'altra cosa fondamentale è che questi ritratti sono spesso costruiti per giustapposizione di elementi antitetici fra di loro, no? Quindi è un ritratto in cui abbiamo proprio una rappresentazione per contrasti, no? Contrasti fra luci e ombre. Questo lo vedremo subito. In questo ritratto ci sono degli aspetti positivi che si alternano a quelli negativi. C'è la giusta posizione, insomma, in questo ritratto in chiaroscuro di Catilina, costruito da antitesi che mettono in rilievo le contraddizioni insite nel personaggio. E allora, il ritratto di Catilina. Si tratta del quinto capitolo della congiura di Catilina. La congiura di Catilina è un libro che è costituito da una sessantina di capitoli. Qua, per esempio, ce l'abbiamo qua. 58, 61. Sembra che sia. Ecco, sì, sono 61 capitoli. Quindi il quinto capitolo. Siamo insomma all'inizio. In poche righe c'è tutto. La famiglia di origini di Catilina, le sue qualità, i suoi vizi. Ogni cosa è concentrata e lui utilizza alcuni artifici sintattici, retorici e sintattici. Uno di questi è la sindeto, quindi appunto abbiamo un elenco di elementi senza neanche bisogno delle congiunzioni. Quindi
C'è la paratassi, sicuramente, nella prima parte soprattutto del brano, prevale la paratassi, quindi la coordinazione, per asindeto però, quindi con la semplice segno di interpunzione della virgola, no? Ancora sono presenti chiasmi e antitesi, quindi elementi che si contrappongono, che talvolta però si intrecciano fra di loro nel chiasmo, come vedremo subito. La cosa strana, ecco, è il giudizio che ne nasce di questo personaggio. È senz'altro un personaggio riprovevole, perché sin da quando ci sono state le liste di proscrizione di Silla si è messo in evidenza per la sua avidità, per la sua cupidigia, bramosia di arricchirsi, per la sua violenza anche, no? Però è comunque un personaggio singolare, no? Per il quale Sallustio nutre una segreta ammirazione, nel senso che è una personalità forte. È piuttosto negativa per Sallustio, perché lui era dei populares, ma diceva che le cose dovevano essere condotte, bisognava raggiungere certi scopi, ad esempio cambiare la situazione politica a Roma, ma non in un modo cruento come aveva pensato Catilina con una congiura, ma attraverso tutto un disegno, un progetto politico, militare, esattamente come farà Cesare, era cesariano, no? Sallustio. Ma questo non gli impedisce di ammirare comunque, almeno in parte, questo personaggio. Dice giustamente anche lo stesso Riposati che il ritratto di Caterina del quinto capitolo si completa anche con la sua morte eroica a Pistoia, nella famosa battaglia di Pistoia, vinta appunto dall'esercito dei senatori, dei consoli, contro i Catilinari. Lui comunque si dimostrerà molto eroico, coraggioso, no? E quindi si completa questo ritratto anche con il capitolo 60, che quindi è il penultimo della congiura di Catilina. Bene, è arrivato il momento adesso di, tra l'altro, in modo quasi del tutto casuale, proprio in questo periodo noi stiamo leggendo i brani del Principe di Machiavelli e in un certo senso vediamo che anche Catilina si mostra astuto, spregiudicato, determinato e violento come certe volte anche il Principe, no, di Machiavelli, almeno in certi passi del libretto di Machiavelli. Quindi ripeto, sicuramente un personaggio singolare, interessante, no? Allora iniziamo a leggere il brano. Lucius Catilina, nobili genere natus, fuit magna vi et animi et corporis, set ingenio malo pravoque. Abbiamo detto che si alternano elementi positivi ed elementi negativi. Qua già nella prima frase, nel primo periodo, insomma, abbiamo le prime cose che sono decisamente positive, no? Nobili genere natus, fuit magna vi et animi et corporis, eccetera. Sed, no, con l'avversativa, vengono evidenziati invece gli aspetti negativi. L'ingegno malo pravoque. Quindi dice appunto Lucio Sergio Catilina, Lucius Catilina. In realtà anche un altro, siccome è di una famiglia nobile, appunto, il nome della gens è dato per noto e tralasciato, è la gens Sergia. È talmente noto il fatto che, insomma, Catilina fosse della gens Sergia che lo tralascia. Comunque, appunto, Lucio Catilina è nato da nobile stirpe, nato da una famiglia nobile. Quindi natus è il nominativo riferito al soggetto Lucius Catilina, mentre nobili genere è un ablativo appunto di origine. Fuit magna vi et animi et corporis. Fu di grande vigore sia d'animo sia di corpo. Fu di grande vigore. Fu di grande vigore, quindi è un complemento di qualità. Anche questo è un ablativo, ma questa volta è un ablativo di qualità. Abbiamo detto che questi sono tutti aspetti positivi, no? Quindi è nato da una nobile famiglia, da una famiglia aristocratica, è di grande vigore di animo e di corpo, sed, ma di indole malvagia e depravata, continua un altro ablativo di qualità,
Anche ingenio malo provoque è un altro ablativo di qualità. Possiamo notare una specie di chiasmo tra magna vi e ingenio malo. Si contrappongono magna vi, che dove abbiamo appunto prima l'aggettivo e poi il sostantivo, si contrappone a ingenio malo, dove abbiamo invece prima il sostantivo e poi l'aggettivo, ma di carattere, di indole, ma malvagia, insomma, et prava, è disonesta, viziosa. Ecco. Quindi, come vedete, c'è tutta una costruzione, c'è appunto un insieme di elementi che sono costruiti per contrapposizione e talvolta anche incrociati con un chiasmo. Uic, abadolescenzia, bella intestina, cedes, rapine, discordia civilis, grata fuere. Quindi a lui furono gradite, fin dall'adolescenza, fin dalla prima giovinezza, furono gradite le guerre intestine, furono gradite le stragi, le rapine, le discordie civili. A lui, a questo, uic. Fuere grata, fuere è un arcaismo, è una forma contratta al posto di fuerunt. Ne vedremo molti di arcaismi che caratterizzano, del resto l'abbiamo già studiato, lo stile di Sallustio. A lui, a questo. Quindi questo è un dativo, insomma, di termine retto dal verbo. Furono gradite, quindi questo è il predicato nominale. Grata è al neutro nominativo plurale. Abadolescenzia, sin dalla giovinezza, bella intestina, cedes, rapine, discordia civili, sono tutti soggetti. Ecco qua, dicevamo, l'assindeto, quindi il procedimento, insomma, secondo cui tutti questi elementi, insomma, sono elencati l'uno dopo l'altro e semplicemente uniti con la virgola. Abadolescenzia era nato nel 108, nell'89 era tribuno militare agli ordini del console Gneo Pompeo. Nella guerra civile, ecco, le bella intestina sono le guerre civili, in particolar modo la guerra civile tra Mario e Silla, durante la quale lui parteggiò però per Silla. Era stato dalla parte di Silla, aveva approfittato di quella che era l'occasione, cioè quella delle liste di proscrizione, nel senso che Silla aveva fatto delle liste nere, insomma, di suoi avversari politici che potevano essere uccisi da chiunque. E allora Catilina si distingue proprio per la ferocia nei confronti di questi proscritti, cioè di queste persone che erano state messe in questa lista da Silla. Ecco, a lui furono gradite cedes, quindi le stragi, le rovine, et rapine, le ruberie, appunto tutte queste, anche queste seguite alle discordie civili e alle proscrizioni ordinate dal dittatore Silla. E poi appunto discordia civilis, in generale a lui era gradita proprio anche questa, cioè la discordia civile, la discordia fra cittadini. Il genere neutro è riferito a più soggetti inanimati, quindi è vero che i soggetti sono di vari generi, quindi non solo neutri ma anche femminili, per esempio. Però mettendoli insieme, poi il nome del predicato grata è al nominativo neutro. Ibique juventutem suam exerquit. E ibi, quindi in esse, in tutte queste cose qua, in queste cose, in queste discordie, eccetera, spese tutta la sua gioventù. Exerquit, impegnò, spese, esercitò tutta la sua giovinezza lì, in questo, quindi in queste discordie, in queste guerre civili, in questi saccheggi, ruberie, eccetera, eccetera. Quindi ibi è l'avverbio di luogo, figurato in questo caso, no? Perché è riferito, qui abbiamo proprio un avverbio che si sostituisce a quello che generalmente dovrebbe essere un complemento con preposizione, per esempio in eis rebus. In eis artibus, no? Avrebbe scritto qualcun altro, no? Lui invece mette l'avverbio, perché l'avverbio ha un effetto di concisione espressiva e lui intende proprio sintetizzare in maniera anche drammatica
queste vicende, anche questi ritratti. Exerquit è il perfetto indicativo di exercio, exerces, exerqui, exercitum, exercere della seconda coniugazione. È appunto il perfetto che regge il complemento oggetto suam juventutem. Juventus compare col significato astratto di giovinezza, e quindi addestra, esercita quindi la sua giovinezza. È chiaro quindi qua la sfumatura ironica nel degrado del significato originale. Generalmente il verbo exercio ha un valore positivo, qua invece è usato ironicamente in senso negativo. Corpus patiens inedie, algoris, vigilie, supra quam cuiquam credibile est. Ecco qua abbiamo l'ellissi, l'ellissi di Erat, il suo corpo era, no? Cioè manca il verbo, no? Anche l'ellissi è un altro di quei procedimenti tipici, insomma, sintattici di Sallustio. Il suo corpo era capace di sopportare l'inedia, quindi la mancanza di cibo, la fame, era capace di sopportare il freddo e le veglie, al di là di quanto al di là di ogni immaginazione, al di là di quanto è credibile, di quanto sarebbe credibile per ciascuno, di quanto sarebbe credibile da ciascuno, per ciascuno. Il suo corpo, corpus corporis, quindi è nominativo neutro. Erat, sottinteso, patiens, in grado di sopportare. Patiens, infatti, indica proprio la virtù della resistenza fisica, riconosciuta a Catilina anche da Cicerone. Ecco qua, vedete un altro elemento positivo. Insomma, iniziato il suo ritratto Sallustio con aspetti positivi. Da quel sed in poi, anche nel paragrafetto 2, tutti elementi negativi, e adesso invece ritornano aspetti positivi, perché era straordinaria la sua capacità di resistere, che gli era riconosciuta anche dai suoi nemici politici, ad esempio Cicerone nella Catilinaria. Ecco, notate che nel De coniurazione Catiline Cicerone svolge un ruolo assolutamente secondario. Se noi leggessimo le orazioni di Cicerone, vedremmo che appunto Cicerone dava a se stesso il merito di aver scongiurato la congiura di Catilina, e quindi aveva un peso eccezionale, no? Il suo ruolo di console. Qua invece nel De coniurazione di Catiline svolge un ruolo assolutamente secondario. Sono due punti di vista, due modi di vedere la cosa, insomma, per esempio l'evento storico, molto interessanti. È vero che la congiura di Catilina è una fonte primaria, quindi una fonte storica di chi anche ha assistito in prima persona agli eventi che sta descrivendo, ma la fonte non è del tutto attendibile, perché è forte il coinvolgimento di Sallustio, e quindi il suo giudizio deve essere confrontato con altre fonti, no? Appunto, dicevamo per esempio con le orazioni di Cicerone, per venire a una ricostruzione storica più oggettiva e attuale. Dicevamo quindi, era capace di sopportare inedie. Patience regge il genitivo. Paziente, non so, in modo letterale non è possibile tradurre questa frase. Il suo corpo era paziente no, non si può assolutamente tradurre in modo letterale. Comunque, questi sono genitivi retti da patiens, sia inedie, sia algoris. Algoris, che è un vocabolo poetico. Generalmente, quando si doveva dire freddo, si diceva, non so, frigus, frigoris, semmai. Invece lui usa questo termine, dicevamo, un po' poetico. Lui amava i termini un po' poetici, arcaici, eccetera. Vigilie, e quindi capace di sopportare la veglia, quindi l'essere costretti a non dormire di notte. Quindi è capace di sopportare anche questo, no? Vigilia, vigilie. Anche questo è un genitivo singolare. Supra quam cuiquam credibile est, al di là, sopra. Quindi abbiamo tradotto così, abbiamo tradotto al di là, oltre. Quanto, quam, quindi regge una comparativa questo, al di là di quanto è credibile a ciascuno,
quanto noi diremmo, quanto sia credibile ad alcuno, a ciascuno. Noi possiamo usare anche il congiuntivo in una comparativa. Invece i latini nella comparativa usavano sempre l'indicativo. Cuicam quindi è il dativo da quisquam. Animus audax, subdolus, varius, cuius rei lubet, simulator ac dissimulator. Continuano gli asindeti, continuano le ellissi. Anche qua, infatti, manca il predicato. Ritornano gli aspetti, diciamo, alternativamente, diciamo, positivi e negativi. Il suo animo era temerario, il suo animo era audace. E audax è una specie di vox media, potrebbe avere quindi un significato positivo e anche un significato negativo. Abbiamo visto anche questo appena adesso in Machiavelli, potrebbe essere quindi determinato, audax nel senso di coraggioso, insomma, ma potrebbe anche significare spregiudicato, no? Poi subdolus, e questo invece è sicuramente negativo. Subdolus infatti vuol dire appunto subdolo, viscido, no? Sfrontato, viscido, poi varius, mutevole, variabile, mutevole, quindi anche questo varius potrebbe avere sia un significato positivo sia negativo. Cuius rei lubet simulator ac dissimulator. Allora, dovete sapere che c'era un indefinito, insomma, che era scritto generalmente attaccato, che era appunto quilibet. Questo tale quilibet, questo, insomma, questo termine quilibet, che al genitivo farebbe cuiuslibet, invece lui lo scrive staccato, mette in mezzo rei. La forma usuale di questo indefinito sarebbe cuiuslibet rei, quindi simulatore e dissimulatore di qualsivoglia cosa, di qualsiasi cosa noi diremmo, no? Però come vedete lui l'ha scritto in un modo molto particolare. Ecco, il vostro libro chiama questa figura retorica dell'atmesi. L'atmesi è praticamente quando si spezza un termine e addirittura poi questo termine che generalmente è scritto attaccato, non solo è staccato, ma vi è anche interposto, frapposto un'altra parola, la parola rei, no? Infatti questo sarebbe il genitivo di questo indefinito. Simulator ac dissimulator cuius rei lubet. Ecco, notate anche la grafia, lubet al posto di libet, questa è una grafia arcaica, quindi capace di fingere il falso e di celare il vero. Simulator, quindi in grado di simulare, di fingere cose false. Ac dissimulator, capace quindi di nascondere la verità. Insomma, è capace di tantissime cose, no? Ma sono cose soprattutto negative, insomma. Lui utilizza queste che in certi ambiti, per certi aspetti, queste potrebbero essere anche qualità, ma le utilizza solo per fini, per scopi, quindi negativi. Alieni ad petens, quindi desideroso della roba altrui, desideroso, avido dei beni altrui. Allora, avidus, quindi desideroso, avido, mentre alieni è il genitivo retto da ad petens, scusate, ad petens che regge alieni, che è appunto il genitivo. Sui profusus, invece prodigo, quindi prodigo del suo, quindi troppo generoso, generoso del suo, quindi avido delle cose altrui, invece generoso di ciò che era proprio. È notevole l'antitesi, in questo caso simmetrica, tra alieni ad petens e sui profusus. Ecco, profusus è un participio aggettivale da profondo, che generalmente è usato da solo, nel significato di prodigo. In questo caso invece regge il genitivo sui, perché
perché si comporta e si costruisce esattamente come Adpetens, che invece in modo molto più usuale e abituale regge il genitivo. Poi ancora dice: Ardens in cupiditatibus satis eloquentiae sapientiae parum. Quindi, ardente nei desideri, nelle bramosie, nelle cupidigie, ardente nelle bramosie, nelle cupidigie, satis eloquentiae sapientiae parum. Facile di parola, mentre parco di sapienza. Facile di parola, satis eloquentiae. Aveva abbastanza eloquenza. Parum sapientiae, ma poca saggezza, poca razionalità. Allora, vediamo di spiegare bene questi termini. Abbiamo detto che ardens vuol dire appunto ardente, in cupiditatibus, nei piaceri, quindi ardente nei piaceri, nelle cupidigie, nei piaceri. Poi dice, satis eloquentiae sapientiae parum, anche questa è un'espressione assolutamente ellittica, manca il verbo, c'è un chiasmo perché abbiamo degli avverbi che sono satis e parum come termini estremi e abbiamo invece dei genitivi, sostantivi, insomma il genitivo come termini medi, sono dei genitivi partitivi. Aveva, noi potremmo dire, abbastanza eloquenza ma poca sapienza. Invece qua è reso senza il verbo e con un genitivo partitivo. Vastus animus immoderata e incredibile animis alta semper cupiebat. Il suo animo insaziabile, il suo animo temerario, il suo spirito insaziabile, cupiebat, desiderava cose smisurate, immoderata, fantastiche, incredibile, e nimis alta, quindi troppo nimis alta. Possiamo dire cose esagerate, insomma, desiderava cose esagerate. Il suo animo insaziabile, vastus animus, è soggetto più attributo, cupiebat, che è l'imperfetto da cupio cupis, cupivi cupitum, cupere, è un verbo in io, è un verbo della coniugazione mista. Poi abbiamo i complementi oggetto, che sono immoderata, che è un aggettivo sostantivato al neutro plurale. Desiderava cose al di là del limite, insomma, smoderate, eccessive, smisurate. Poi desiderava incredibili, altro aggettivo sostantivato. Desiderava cose incredibili, cose che non possono essere credute, no? Quindi non ha il limite, non ha criteri morali, non ha il senso del limite. Il suo animo è vastus, è insaziabile, quindi non può essere saziato da nulla. No? Poi, nimis alta, desiderava sempre cose troppo alte, quindi cose immense, cose al di là appunto troppo lontane, insomma, al di là anche delle sue possibilità. Unc. Post dominationem luci sulle, lubido maxima invaserat. Lubido maxima, quindi è il soggetto più attributo. La sfrenata cupidigia. Notate che entrambi questi termini hanno una grafia arcaica, arcaismo. Lubido al posto di libido, libido libidinis sarebbe il termine nella lingua latina usualmente. Qui invece con la grafia con la U, lubido invece di libido, maxima invece di maxima è il superlativo di Magnus, e anche questo è con una grafia arcaica, questo è il soggetto più attributo al nominativo femminile singolare, quindi la sua sfrenata cupidigia invaserat, lo aveva invaso lui, aveva invaso questo. Quindi unc è il complemento oggetto, è riferito a Lucio Sergio Catilina. Post dominationem,
dopo la dominazione, dopo la dittatura di Lucio Silla. Dopo la dittatura di Lucio Silla era stato invaso, potremmo tradurre così liberamente al passivo, volgendo al passivo, ma la frase in latino sarebbe di per sé, sarebbe all'attivo, eh? Era stato invaso da questa sfrenata cupidigia, desiderio quindi di accumulare, di libido, qua nel senso di piacere di accumulare sempre di più. E infatti, l'abbiamo già spiegato, quando c'era stata la dittatura di Silla con le liste di proscrizione, eccetera, si erano verificati bruschi cambiamenti di stato sociale. E chi magari era ricco e importante nel periodo precedente, se si trovava nelle liste di proscrizione, si vedeva esautorato da tutto, anche la sua famiglia, spogliato di tutti quanti i beni e anche con il rischio di essere ammazzato dal primo che lo incontrasse per la strada. Rei publice capiunde, ah sì, una bramosia, una sfrenata cupidigia di impadronirsi del potere. Quindi la sfrenata cupidigia di impadronirsi del potere lo aveva invaso dopo la dittatura di Silla. Re publice capiunde, si tratta di un gerundivo, abbiamo anche qui una grafia arcaica, l'arcaismo, capiunde al posto di capiende, desiderio, l'ubido di prendere lo Stato, di impadronirsi dello Stato, di impadronirsi quindi del potere, no? Letteralmente, lo sapete, il gerundivo al posto del gerundio, no? Dello Stato da impadronirsi sarebbe, no? Letteralmente in latino. Neque id quibus modis adsequeretur, dum sibi regnum pararet, cui quam pensi abebat. Neque, dobbiamo metterlo insieme con abebat qui, neque quiquam, abebat pensi. Che vuol dire quindi? Non si faceva scrupolo, neque abebat pensi, non si faceva scrupolo. Non si preoccupava. Qui dobbiamo spiegare bene di che cosa si tratta. Il soggetto sottinteso è sempre lui, cioè Catilina. Non aveva, diciamo, quiquam sarebbe il complemento oggetto, perché quiquam insieme con neque indica un indefinito che acquista un valore negativo, nel senso che in frasi negative sostituisce il nemo nihil, ecco, al posto di nihil si usa quiquam perché c'è già la negazione, capite? No? Quindi letteralmente non aveva niente di preoccupazione, non aveva niente di cura, è un'espressione davvero che niente di peso letteralmente. Infatti, pensi è il genitivo partitivo. Partitivo del participio perfetto neutro di pendere, pesare, soppesare, non aveva nessuna considerazione. Ho detto che dal punto di vista letterale non si può assolutamente tradurre letteralmente, perché letteralmente sarebbe non aveva niente di peso. Capite quindi come è impossibile tradurlo letteralmente. Quindi non si preoccupava minimamente, noi diremmo non si preoccupava minimamente. Non considerava minimamente quibus modis adsequeretur id. Non si preoccupava di come, non interessava in quali modi adsequeretur id, cioè in quali modi si sarebbe procurato questo potere, id, se lo sarebbe procurato. Il re pubblice di prima, no? In quale modo proprio si sarebbe impossessato addirittura dello Stato, perché lui non si accontentava di prendersi un po' di potere, voleva addirittura tutto quanto lo Stato per sé, voleva stravolgere lo Stato romano. Non si preoccupava in alcun modo, in quibus modis assequeretur. Ecco, la frase principale, abbiamo detto, è neque abebat. Regge un'interrogativa indiretta, che è questa retta da quibus modis. In quali modi? Quindi quibus è aggettivo interrogativo, quique quod aggettivo interrogativo. In quali modi adsequeretur? Ecco qui abbiamo appunto questo adsequeretur con un valore, l'interrogativa indiretta, il congiuntivo perché nell'interrogativa indiretta sempre in latino c'è il congiuntivo. In quali modi avrebbe, possiamo tradurre così, avrebbe
ottenuto ciò. Id è il complemento oggetto prolettico, quindi anticipato, di ad sequeretur. Dum sibi regnum pararet, pur di procurarsi il potere, purché si procurasse il potere. Allora, dum più congiuntivo. Dum più indicativo significa mentre. Dum più congiuntivo o significa finché, oppure può significare purché. Quindi con una sfumatura condizionale. Regge in questo caso una frase condizionale. A costo di, a condizione di procurarsi il potere, no? Non si preoccupava minimamente di come, effettivamente, in quali modi lo conseguisse, insomma, questo potere, no? Quindi, dum pararet, ad sequeretur e pararet sono due congiuntivi imperfetti, no? Ad sequeretur e di ad sequor, sequeris, ad secutus sum, ad sequi, verbo deponente della terza coniugazione. Mentre invece pararet è congiuntivo imperfetto della prima, paro paras, paravi, paratum parare. Regnum, come procurarsi il potere. Però è significativo che abbia usato il termine regnum, perché in latino il termine regnum aveva delle connotazioni negative, da quando c'era stata la monarchia, Tarquinio Superbo, eccetera. Proprio a sottolineare la sua superbia, appunto, la sua cupidigia, il suo desiderio di possedere, appunto, il potere. Sibi per sé, procurare il potere a sé, quindi è un dativo retto da pararet. Agitabatur magis magisque in dies animus ferox in opia rei familiaris et conscientia scelerum. Animus ferox è il soggetto, il suo animo feroce, quell'animo fiero, soggetto più attributo, nominativo maschile singolare. Agitabatur era agitato. Magis magisque in dies, sempre di più di giorno in giorno, dalla mancanza di denaro della sua famiglia, in opia rei familiaris, la povertà del patrimonio della famiglia, e dalla conscientia scelerum, come abbiamo detto, quindi la conscientia scelerum è la consapevolezza, il rimorso dei propri delitti, e quindi è un elemento positivo, pur in alcune frasi che sottolineano gli aspetti negativi di Catilina. È il rimorso dei delitti, ma notate il fatto che comunque lui ha una coscienza, ha un rimorso, quindi si continuano ad alternare aspetti negativi con aspetti positivi, perché comunque il fatto che abbia un po' di coscienza e un po' di rimorso è comunque positivo. Insomma, sempre di più, di giorno in giorno, era agitato e quindi era spinto, no? Perché agito è frequentativo da ago e quindi è passivo alla terza persona singolare dell'imperfetto, imperfetto indicativo passivo. Era agitato, quindi era spinto anche, era condotto, insomma, no? Poi abbiamo degli ablativi di causa efficiente che sono inopia e conscientia. Magis magisque in dies sono degli avverbi, no? Più, sempre di più, quindi messi insieme servono ancora di più per aumentare il nesso avverbiale ribadito dalla locuzione di tempo continuato in dies, sempre di più di giorno in giorno. Il suo animo, animus ferox, era agitatur, quindi era spinto, era indotto, eccetera. Frequentativo di ago, molto caro Sallustio, era indotto dalla inopia rei familiaris. Infatti la sua famiglia aveva contratto molti debiti, però ecco, la conscientia scelerum aggiunge un efficace tratto psicologico, quindi insieme all'indole malvagia attribuita al personaggio abbiamo anche comunque, dicevamo, la consapevolezza del male che ha compiuto. Anche se suona la campanella, finiamo fino al punto. Que utraque is artibus auxerat quassupra memoravi. Che vuol dire? Que utraque. Entrambe queste cose, cioè la mancanza di denaro, insomma, e la consapevolezza dei delitti, accusativo neutro plurale, que utraque, entrambe queste cose, auxerat, lui le aveva accresciute, is artibus, con quelle arti, con quei comportamenti, ablativo strumentale, che io sopra ho ricordato. Tutte queste cose qua, in particolar modo la mancanza di denaro, insomma, e la consapevolezza dei delitti,
Entrambe queste cose, accusativo però neutro plurale, auxerat, lui le aveva moltiplicate con quei sartibus, con quei comportamenti qua sopra che io sopra ho ricordato. Quindi auxerat ed augeo è più che perfetto indicativo, terza persona singolare, da augeo, auges, auxi, auctum, augere, mentre memoravi è la prima persona singolare del perfetto indicativo, da memoro, memoras, memoravi, memoratum, memorare. Sopra è l'avverbio e qua sei complemento oggetto di questa relativa. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org. E iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.